Ciao amici, siamo entrati nel nuovo anno e nel nuovo decennio. Ma lo sapete che dal 1° gennaio di ogni anno si consuma una tragedia collettiva? Coinvolge tutti, nessuno escluso. È una vera strage di cui nessuno parla. Mi spiace iniziare l'anno così, ma è la strage dei buoni propositi. Il 93% delle persone che formula i buoni propositi a Capodanno entro febbraio li ha già sepolti, stecchiti. Solo una persona su cinque li mantiene per tutto l'anno, pensate. Guardando i miei video di crescita personale, in molti mi avete scritto: ma come fare per mantenere i buoni propositi? Quindi, siccome è un argomento hot, ecco i miei 5 consigli per restare aderenti alle proprie motivazioni a lungo e raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo a Capodanno. 1. Per arrivare a un obiettivo è importantissimo chiarirlo, ma ancora di più chiarire la motivazione profonda che sta dietro la nostra determinazione. Perché vogliamo raggiungere questo obiettivo e come ci sentiremo una volta raggiunto? Che significato profondo ha questo obiettivo? È lì che dobbiamo restare collegati per rinnovare sempre la nostra motivazione. Questo è il segreto per avere una motivazione profonda. 2. Bisogna pensare in positivo e formulare i propositi in termini affermativi e mai negativi. Non basta dire non voglio più vivere così o non voglio più fare questo lavoro, oppure non voglio più ingrassare. E bisogna essere anche estremamente precisi. Girare le motivazioni in positivo e specificarle bene. Un esempio. Voglio perdere 5 kg in un anno con una strategia naturale che migliori anche il mio stile di vita e mi faccia sentire bene. Questo è il segreto, parole positive e molto precise. 3. È importante fissare degli step intermedi per i nostri obiettivi, come per questo tipo di obiettivo che vi ho appena descritto o per tutti gli altri. Così possiamo procedere gradualmente con degli obiettivi più piccoli che una tappa dopo l'altra ci avvicinano all'obiettivo finale. E mi raccomando, con scadenze temporali abbastanza ravvicinate, così sono raggiungibili facilmente e aiutano in questo modo a rinnovare periodicamente e mantenere la motivazione. Questo è il segreto, rinnovare spesso. 4. Che ne dite di visualizzare gli effetti positivi che raggiungeremo? È importante immaginarli in anticipo e anzi sentire sulla nostra pelle le emozioni positive che proveremo. Ma attenzione, vi suggerisco una strategia esistenziale importantissima. Bisogna sentire questa bella positività non solo nel momento del successo, ma durante tutto il percorso. In questo modo sarà più facile mantenere alta la motivazione e comunque tutte le fasi del percorso diventeranno piacevoli. Questo è un altro segreto vincente: provare piacere. 5. Ultimo consiglio: avere pazienza e non giudicarsi male. Bisogna essere morbidi e anche un po' indulgenti con se stessi, anche nei momenti dei fallimenti. Secondo uno studio è stato riscontrato che le persone che si biasimano di più, anche per aver ceduto un po' nella loro forza di volontà, sono quelle che tendono a non mantenere i buoni propositi nel lungo periodo. Ecco il segreto: continuare a volersi bene e non parlare mai male di noi stessi, neanche a noi stessi. Adesso riprendete i fogli che vi ho chiesto di scrivere in questo video. Importantissimo, e aggiungete queste strategie per realizzare al 100% i vostri obiettivi. E questa volta andiamo sul sicuro. Bene, a questo punto io ne approfitto ancora per farvi tanti auguri per il nuovo anno e il nuovo decennio e salutare tutti i miei followers. Un grazie di cuore, soprattutto a tutti. Un grazie di cuore a tutti e a quelli che mi scrivono raccontandomi dei loro grandi successi per la salute fisica, mentale, emotiva, spirituale, con i miei consigli. Restiamo sempre in contatto perché questa è una cosa bellissima che mi dà tanta motivazione, a proposito, di continuare a condividere con tutti voi contenuti utili e sempre più trendy e sani. Bene, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici. Ancora un augurio, tanti baci e alla prossima con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Però non così, sepolti, stecchiti.